Oggi sono in compagnia qui del mio carissimo amico in questa palestra meravigliosa, ma me lo vorrei far spiegare anche da lui. Bene, raccontaci ciao. Questo posto. Ciao, sono Cristiano. Praticamente questo posto nasce io in collaborazione con un altro ragazzo che è un maestro di arti marziali. Abbiamo creato questo posto in cui si può fare sia fitness che sport da combattimento in maniera un po' informale, cioè ci alleniamo tanto ma cerchiamo di fare pochi vizi, poche cose, ci avveniamo qua e si spigne. Poi abbiamo un po' di scontro del pubblico sul territorio perché noi siamo localizzati a Tor Pignattana, abbiamo quasi tutto il quartiere che oltre a sostenerci cosa sarebbe una bella palestra. Fantastico, quindi hombres e mujeres di Tenerife ha trovato una sede per allenarsi qui a Roma. Quindi ufficialmente Cristiano sarà il nostro direttore artistico per tutte quelle persone che seguiranno il calendario e vorranno allenarsi un po' più nel dettaglio, e questa io la chiamerei la Tana. La Tana non è una palestra con luccichini, ma è una palestra vera dove si lavora seriamente, perché se non si lavora seriamente i risultati non si ottengono. Parlavo con Cristiano che negli ultimi tempi lui ha creato una rivoluzione nel suo corpo e ne vorrei parlare con te, perché tu quanto pesavi? Allora io sono stato sempre, diciamo, un fisico un po' tipo da rugbista, da strongman, quindi pesavo sui 90, 92, 93 kg, sono alto 1,76. Poi con la pandemia c'è stato tutto un periodo in cui c'è stato, scusate il termine, un po' lo sbaccamento, ero arrivato a 108 kg, stavo proprio gonfio, poi documenteremo con foto, video e compagnia bella, finché un anno e mezzo fa ho deciso di invertire questa tendenza e mi sono messo a lavorare su questa cosa. Ho fatto un anno in cui ho scremato per bene e poi negli ultimi 7 mesi ho cercato di tirare a fondo e c'è stato un cambiamento effettivamente di 30 kg. È un risultato fantastico. È un risultato fantastico, poi non è che sono proprio un ragazzino, comunque ho 47 anni, che è un'altra problematica che poi sui social esce spesso, e io a 40 anni mi posso allenare, e certo che a 40 anni devo allenare, fio mio. Cioè questo ce n'ha più di 60, guarda come sta. E quindi per tutti, io personalmente, per tutti i miei amici coetanei che dicono sempre che la vita è finita, invece io vorrei essere la prova che c'è sempre una soluzione al tutto. L'importante è lavorare e avere il focus su quello che si fa. Benissimo, e da oggi noi inizieremo un allenamento personale in questa palestra, dove racconteremo insieme a Cristiano, che mi seguirà passo passo, perché adesso il secondo step dei 6 mesi dovrei riacquistare peso. Sembra un paradosso. Vabbè, devi riprendere un po' di massa muscolare per riempire anche la pelle in eccesso che si è un po' svuotata, quindi ci sarà una strategia alimentare che poi segue un'altra persona, magari cambiando i nutrienti e compagnia bella, è un allenamento specifico proprio sull'ipertrofia muscolare. Sta cosa significa che noi cercheremo di accumulare meno grasso possibile, cerchiamo, perché comunque in una sola alimentazione qualcosetta magari si riprende, e cerchiamo di tonificare anche a livello non solo proprio di tono muscolare, ma anche a livello un po' di postura, proprio se un po' di più e quant'altro. E quindi andremo a fare dei tutorial anche in diretta o non con Cristiano sulle piattaforme YouTube, Twitch e Instagram, e quindi seguiteci. Mettete mi piace su questo video per il momento e poi ci rivedremo nei prossimi giorni con questa storia meravigliosa di hombres e mujeres. Che racconteremo e porteremo avanti. Perfetto. Perché ricordate che questi sono forti i muscoli, ma il vero muscolo forte è questo qua. Perfetto. Dobbiamo rientrare bene in un setup mentale in cui
Grazie. E poi prossimamente sicuramente mi rimetterò un pochino sul ring a fare Se diamo pure educazione. qualche cosa. Perfetto. Grazie e ci vediamo alla prossima.